incontriamo il presidente dell'associazione polifonica Lauda Termes di Toro, Michele Petti. Questa sera anche voi qui in rappresentanza al Teatro Savoia per una serata veramente speciale. Molti cori che si uniscono, com'è l'atmosfera? L'atmosfera è sicuramente un'atmosfera natalizia, di canti natalizi, quindi che ogni coro scritto all'Acom propone. Siamo tanti cori, ogni coro eseguirà soltanto una piccola parte del proprio repertorio. Voi in cosa vi esibirete? Noi ci esibiremo in un brano famosissimo, In Dulci Jubilo, che lo faremo in tedesco, parte in tedesco e parte lo faremo in italiano, e poi in un brano in spagnolo, Esta Tierra, che parla sempre di due innamorati, insomma, per cui è sicuramente in tema natalizio, insomma. A proposito del Natale, il Natale è musica, il Natale è canzone natalizia. Secondo lei, insomma, che in questo ambiente ci vive, qual è il brano che meglio rappresenta, che è più rappresentativo dell'atmosfera natalizia? Ma ce ne sono tanti brani natalizi e sicuramente questa sera li sentirete quasi tutti, insomma, perché poi quelli più famosi, insomma, sono quelli che vengono proposti più di frequente, appunto In Dulci Jubilo, Adeste Fideles, In Notte Placida, insomma, ce ne sono tantissimi. Parliamo un po' della vostra associazione, del vostro coro. Quando nasce e quanti elementi ci sono? Allora, è nato nel 2001. Noi veniamo da Toro, come sapete nel 2001, siamo nati alla fine del 2001, poi nel 2002 ci fu il terremoto, quindi fummo costretti a sospendere un po' le attività per qualche mese, poi l'anno successivo, nel 2003, abbiamo ripreso a pieno ritmo e attualmente siamo un gruppo di 21 persone. Siamo in compagnia del direttore Gennaro Continillo e del delegato del rettore all'attività corale, il professor Giuseppe Maiorano del coro dell'Università del Molise. Partiamo proprio da lei, direttore. Questa sera è un momento importante, diversi cori molisani che si incontrano proprio in prossimità del Natale per dare un messaggio non soltanto di fede, e Natale è fede, ma anche di speranza. Quali sono i brani nei quali vi esibirete? E questa sera sarà molto variegata la proposta musicale. E noi abbiamo scelto un brano tipico natalizio, per esempio, immancabile, che non appartiene rigorosamente alla nostra tradizione, ma a quella inglese, I So Three Ships, in cui si immagina che addirittura i tre magi, i re magi tipici del nostro immaginario arrivino addirittura in nave a rendere omaggio a Gesù Bambino. Gli altri due brani non potevano mancare nel nostro repertorio molto giovanile, sono due canzoni famosissime. Celeberrime dei Beatles, Blackbird e Hello Goodbye.
Professore, quest'anno è un anno importante per il coro dell'università, festeggiate 10 anni, un momento importante, però parliamo proprio della nascita di questo coro e degli elementi che lo costituiscono. Sì, in effetti le dice bene, quest'anno abbiamo festeggiato il decennale, abbiamo tenuto un concerto, direi, consentitemi il termine, grandioso in Aula Magna, l'Aula Magna era gremita. La storia del coro ovviamente risale a 10 anni fa, inizialmente eravamo molto pochi, io dico sempre che la maggior parte erano donne, infatti per avere appunto gli uomini dico sempre bisognava andare a chi l'ha visto, bisognava andare. Poi invece il coro è cresciuto e devo dire che è cresciuto non solo numericamente ovviamente ma anche dal punto di vista diciamo professionale, consentitemi questo termine, e questo è dovuto soprattutto all'impegno del direttore. Siamo una compagine oggi di 30 elementi con le 4 voci, quindi soprani, contralti, tenori e bassi. Io come responsabile sono veramente molto contento e, come dire, mi auguro, spero che questo possa continuare nel tempo. Direttore, com'è riunirsi insieme ad altri cori, relazionarsi e cantare tutti insieme? Esperienza meravigliosa, una piccola regione quale il Molise sta crescendo molto dal punto di vista dello sviluppo della coralità. La coralità è uno stile di vita, come recita una famosa frase che in inglese è Choral Music is a Way of Life, e pertanto maggior diffusione alla coralità, maggior diffusione alla cultura in generale e la musica al suo più alto e nobile livello. Professore, lei insomma come rappresentante un po' di questi 30 elementi vuole fare un augurio di Natale attraverso le nostre telecamere, dato che queste puntate andranno in onda proprio durante questo periodo. Certo, io auguro a tutti un buon Natale, anzi direi un santo Natale, e soprattutto auguro a tutti quanti che si possa vivere un anno di speranza, un anno di vera speranza, in cui credere, in cui ognuno darà un piccolo, farà qualcosa appunto pur di piccolo, per ognuno dia il suo contributo per far sì che appunto si vada verso un anno che sia migliore per tutti quanti. E auguri a tutti. Oh.